Uepa ragazzi, ben ritrovati dal vostro Dude Gamer e oggi andremo a continuare la favolosa serie videoludica di Hogwarts Legacy dopo qualche giorno di inattività, ma non vi preoccupate, vi confermo che questa serie la finiremo tutta, la completeremo in toto. Allora ragazzi, intanto vi riassumo dove siamo arrivati. Siamo arrivati a Hogsmeade, che è la cittadina vicino a Hogwarts, dopo aver imparato qualche incantesimo di base dalla professoressa Hecate, la professoressa della difesa contro le magie oscure, e il professor Ronan. Abbiamo imparato Accio e abbiamo imparato anche Levioso. E poi abbiamo imparato anche Reparo. E niente ragazzi, adesso ci aspetta Nat in piazza dopo aver visitato i negozi di Hogsmeade, dove abbiamo preso la bacchetta da Ollivander, che sarebbe il nonno dell'Ollivander famoso che conosciamo di Harry Potter. E poi siamo andati da Pippins per le pozioni, nel negozio dei semi e nel negozio di Tommy e Pergamene, dove ci sono le magie formule. Quindi adesso andiamo a giocare, continueremo su Hogsmeade e poi vedremo cosa ci aspetterà, anche perché dobbiamo scoprire bene per quanto riguarda la magia antica. Andiamo ragazzi, seguitemi. Quindi ora raggiungi Nat in piazza. Guarda Natti, Natti! Dove sei, Natti? Natti, gioia! Arrivo! Oh, ho fatto tutto, Natti, possiamo andare. Ah, ho tutto. Ho capito che cosa intendevi quando dicevi di non sapere qual è il tuo negozio preferito. Ragazzi, vamos! Bombarda! Allontanatelo dagli edifici, via dal villaggio! Oh no, è lui! Lo stiamo indebolendo, almeno un po'. Levioso! Non fermarti! Dobbiamo sfinirlo! Levioso! Stavo cercando di batterlo al suo stesso gioco. Mi piace, mostrami. Cielo, un altro troll. Avete davvero sconfitto bellissimo. Un troll adulto in due. Così pare.
Ne ho un ricordo confuso, sinceramente. Per la barba di Merlino. State bene? Sì, ed è un piacere rendersi utili. Avete un coraggio da leoni. Eppure la stoffa da Auror, sì, secondo me. Se non avete subito ferite nello scontro, allora potreste aiutarmi a rimettere al loro posto alcune cose. Certo, agente. Singer. Agente Singer. E grazie ancora. E ora? Ripara i danni, ovviamente. Reparo. Reparo. Buongiorno. Hai un momento, per caso? Vado a vedere che cosa... Ecco. È tornato come nuovo. Riparo in azione. Tutte riparazioni. Le vostre servizio. Cioè, è rimasto male che l'avevo rotto tutte queste cose. Riparo. Non ho dimenticato che c'è una magia. Parla al negoziante. Parla al negoziante. Ok. Posso? Agisce. Stavamo giusto parlando di te. Prego. Manichini? Aspetta. Salve. August Hill. Buongiorno, non credo che ci conosciamo. Permettimi di presentarmi, Augustus Hill, commerciante di capi straordinari. Voglio ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli orrendi troll e per aver riportato la pace a Hogsmeade. È stato un piacere. Francamente meriteresti un ordine di Merlino, ma qualcosa di più utile per te. Abbigliamento per maghi Stracci & Sons. È la mia bottega. In catalogo tengo anche capi unici che garantiscono protezioni salvavita. Ah, sì, pure questo. Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento per ciò che hai fatto oggi. Regalami qualcosa di buono. No, signore, non posso accettare. È molto gentile da parte sua, signor Hill, ma non posso accettare degli abiti in regalo. Sciocchezze, insisto. Allora, prova questo per capire la taglia, va bene? Vediamo. Oggi ho parecchi articoli interessanti. Fai con comodo. Vediamo. Attacco più 5. Che cos'è questo? Abito scolastico tradizionale. Nessun cliente esce da Stracci. Va bene, no? Già ce l'ho. Un'altra cosa, no? L'ho ripetuta, ce l'ho. Ho due di questi uguali. No, questo non è uguale. Scolastico tradizionale, classico 1. Questo attacco più 5 fa. Ah, tante grazie. Allora. Che fa niente. Allora ci mettiamo questo, scusa. Scusa, questo è un 5 in più. Ok, grazie. La nostra promessa. Grazie allora, combà. Mi sembri una persona di buon gusto. Che calorosa accoglienza ci ha riservato Hogsmeade. A questo punto direi che ci meritiamo una bella burrobirra. Soprattutto tu. Che ne dici di andare ai Tre Manici di Scopa? Mi sembra una buona idea. Ottimo. Da questa parte allora. Vendere altri oggetti utili in combattimento. Qualora il tema dovesse... Sempre che non sia troppo impegnata, potresti persino incontrare Sirona. Non è solo la proprietaria, ma anche una strega molto potente. Un ottimo contatto. Ok. Quello che è. Guarda chi c'è. Dicevi che avresti catturato il bersaglio a Hogsmeade, che ti serviva solo un buon diversivo. Ed è quello che ti ho dato. Un diversivo che è stato sbaragliato con facilità. Puoi dirmi chi è? Cosa mi nascondi? Ricordati bene,
Se non arrivi al bersaglio, non hai alcun valore per me. Andiamo. Vicino con i sopracciglia. Ci hanno visti? Non credo proprio. Che faceva quel goblin con Victor Rookwood? Rarok è in combutta con Rookwood. Il goblin della Gazzetta del Profeta. Sapevo di averlo già visto. Noi lo conosciamo bene. Forza, infiliamoci nei tre manici, veloce! È stato bello rivederti, Lodgok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie. Una faccia nuova. È la prima volta che vengo. Benvenuto. Oggi offri la casa. Ho sentito dell'attacco. Passerò a vedere come stanno gli altri residenti e i bottegai. Sono felice che siate indenni. È merito suo. Ha ucciso un troll senza aiuto. Ma davvero? Complimenti. Grazie per questa. È un piacere. Ma io dico, dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto prima. Qualcosa non torna. I prepotenti con cui abbiamo a che fare di solito... Eccolo. Ecco, appunto. Era Lodgok quello che se n'è andato? La tua clientela è peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. Appena voi due ve ne andrete, la qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Aia. Fossi in te non lo farei, Theophilus. Andiamo. Non farla tanto tragica. Sono qui solamente per lui. Non disturbare, si sta solo bevendo una burro birra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito. Ho detto di non disturbare. Pare che non vi sia bastato tutto il sangue versato oggi. Vieni, Theophilus. I tre manici di scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Non berrai burro birra per sempre. Easy la testa. Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Stai in guardia. Rookwood e Harlow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Rilassati. Troll, Ranrok e Rookwood? C'è qualcosa che non so. Prometto di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per adesso. Forse è arrivato il momento di tornare al castello. Allora. Si va? Per fortuna c'era Sirona. Già, non si lascia intimorire da furfanti come Rookwood e Harlow. Voglio capire cosa sta succedendo e spero che me lo dirai. Ma per il momento, credo sia meglio tornare al castello. La professoressa Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Non voglio farla preoccupare. Professore, sono felice di vederla. Lo stesso vale per me. Per fortuna stai bene. Ho udito dell'attacco. Troll erano corazzati. Le armature emanavano un bagliore oscuro, come il collare del drago. Argento Goblin! Ranrok lo ha usato per controllare il drago. Ma come? E perché spedire i troll? Credo fossero lì per me. Ho sentito Ranrok parlare con Victor Rookwood. Ranrok era a Hogsmeade con Rookwood? I troll erano un diversivo ideato da Ranrok affinché Rookwood potesse catturarmi. E ci sarebbe riuscito se Sirona e i clienti dei tre manici di scopa non fossero intervenuti. Una notizia pessima questa. Evidentemente i goblin di Ranrok e i maghi oscuri vogliono ciò che abbiamo trovato in quella camera blindata. A proposito della camera blindata, crede che Ranrok stia collaborando coi goblin della Gringot? No,
I goblin della Gringot non sono certo amichevoli, ma non dubito affatto della loro integrità morale. Dopo quel che è successo a quel povero banchiere, oserei dire che i goblin della Gringot non amino Ranrok. Vogliono il medaglione. Ha detto di aver scoperto qualcosa al suo interno. Sì, sì. Ho scoperto un'iscrizione. Quando l'ho letta ad alta voce è apparsa questa mappa. Ingegnoso. È indubbiamente una mappa di Hogwarts, ma non so dove conduca. Conduce alla biblioteca, al reparto proibito per la precisione. E anche un po' oltre. Vedo tracce di magia lì sulla mappa. Sapevo che ci avresti visto qualcosa. Andiamo? Apprezzo il tuo entusiasmo. Anch'io non vedo l'ora di scoprire cosa si cela laggiù, ma se la nostra esperienza alla Gringot, per non parlare di ciò che è accaduto a Miriam, mi ha insegnato qualcosa, è che ci troviamo su un sentiero irto di pericoli. Vorrei ti esercitassi un po' con la professoressa Hecat prima di proseguire. Signore, quanto potrà essere pericolosa la biblioteca? Magari cerchiamo solo un libro. Sì, forse, ma dobbiamo essere pronti a tutto. Torna da me quando avrai migliorato le tue abilità difensive. Informerò la professoressa Hecat del tuo arrivo. Professore, sono felice di vederla. Lo stesso vale per me. Per fortuna stai bene. Ho udito dell'attacco. Erano corazzati. Le armature emanavano un bagliore oscuro, come il collare del drago. Argento Goblin! Ranrok lo ha usato per controllare il drago. Ma come? E perché spedire i troll? Credo fossero lì per me. Ho sentito Ranrok parlare con Victor Rookwood. Ranrok era a Hogsmeade con Rookwood? I troll erano un diversivo ideato da Ranrok affinché Rookwood potesse catturarmi. E ci sarebbe riuscito se Sirona e i clienti dei Tre Manici di Scopa non fossero intervenuti. Una notizia pessima questa. Evidentemente i goblin di Ranrok e i maghi oscuri vogliono ciò che abbiamo trovato in quella camera blindata. A proposito della camera blindata, crede che Ranrok stia collaborando coi goblin della Gringot? No. I goblin della Gringot non sono certo amichevoli, ma non dubito affatto della loro integrità morale. Dopo quel che è successo a quel povero banchiere, oserei dire che i goblin della Gringot non amino Ranrok. Vogliono il medaglione. Ha detto di aver scoperto qualcosa al suo interno. Sì, sì. Ho scoperto un'iscrizione. Quando l'ho letta ad alta voce è apparsa questa mappa. Ingegnoso. È indubbiamente una mappa di Hogwarts, ma non so dove conduca. Conduce alla biblioteca, al reparto proibito per la precisione. E anche un po' oltre. Vedo tracce di magia lì sulla mappa. Sapevo che ci avresti visto qualcosa. Andiamo? Apprezzo il tuo entusiasmo. Anch'io non vedo l'ora di scoprire cosa si cela laggiù, ma se la nostra esperienza alla Gringot, per non parlare di ciò che è accaduto a Miriam, mi ha insegnato qualcosa, è che ci troviamo su un sentiero irto di pericoli. Vorrei ti esercitassi un po' con la professoressa Hecat prima di proseguire. Signore, quanto potrà essere pericolosa la biblioteca? Magari cerchiamo solo un libro. Sì, forse, ma dobbiamo essere pronti a tutto. Torna da me quando avrai migliorato le tue abilità difensive. Informerò la professoressa Hecat del tuo arrivo. Ah, abbiamo delle questioni di cui discutere. Sono qui per il nuovo incantesimo che voleva insegnarmi, professoressa. Bene. Il professor Fig ha detto che devi completare tutti gli incarichi di magia difensiva con una certa urgenza. Di conseguenza, devi imparare incendio, l'incantesimo del fuoco. È utile per accendere torce, bruciare ragnatele e, se necessario, per difenderci da coloro che vogliono farci del male. Sembra versatile. Assolutamente sì, ma prima di iniziare vorrei che portassi a termine alcuni incarichi.
Alcuni ti potrebbero sorprendere. Spesso gli studenti sottovalutano le conoscenze dei loro professori. Torna da me quando avrai finito e inizieremo a lavorare su Incendio. Sai dove trovarmi quando hai finito? Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronto a imparare Incendio. Dovrei, professoressa? Già. Ho visto troppi colleghi incauti finire al San Mungo per non sapere che il fuoco è un servitore capriccioso. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi, ma non perdere la concentrazione. Preferirei che non finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. Cominciamo. E ricorda, concentrati sui movimenti corretti della bacchetta. Concentrati e tieni ben salda la bacchetta. Ragazzi, preparatevi, chiamate i pompieri. Qua è una tragedia, ora questo incendio. È andata bene. Abbiamo anche incendio. GG's. Salve signore, sarà lieto di sapere che ho lavorato alle mie abilità difensive con la professoressa Hecate. Ho sentito. Mi ha riferito che te la cavi bene con la bacchetta nuova. Devi continuare a esercitarti con lei e con gli altri professori per migliorare le tue abilità. Detto questo, non voglio rimandare ancora la nostra visita alla biblioteca. Bene, andiamo avanti. Fig, ha un lavoro per lei. Venga. Preside, sono con uno studente. Il mio programma... Il suo programma aspetterà, così come anche il suo studente. Dopo tutti i problemi che mi ha causato con Osric, pensavo che sarebbe stato ansioso di rimediare. Nel mio ufficio, tra 5 minuti. Questo è il... antenato... Quell'uomo è esasperante. Purtroppo la nostra visita al reparto proibito dovrà aspettare ancora un po'. Ma professore! Non abbiamo scelta. Non sarebbe saggio provocare ulteriormente il nostro illustre preside. Verrò a cercarti una volta assolto agli obblighi che mi attendono. Segreti del reparto proibito. Parla con Sebastian. Muta Sebastian subito per scoprire cosa ci aspetta. Cos'è questo reparto proibito? Cosa... dobbiamo aspettarci, visto che ora abbiamo... Sebastian ha detto di essersi intrufolato nel reparto proibito. Magari saprà aiutarmi. Se che ora sappiamo che controlliamo la magia antica, la vediamo, gli altri non sono capaci. Abbiamo questo dono, questa specialità. Detto ad altri. Ecco Sebastian. Sebastian, eccoti qui. Speravo proprio di vederti. Ero i 3 manici di scopa dopo l'attacco dei troll e ho visto cosa è successo con Rookwood e Harlow. Non capita spesso che uno studente attiri l'attenzione di Victor Rookwood. Cosa voleva da te? Che fare con Rook? Rookwood collabora con Ranrock, che vuole una cosa che ho trovato alla Gringot. Ranrock? E tu quando hai visitato la Gringot? Io e il professor Fig ci siamo finiti dopo l'attacco del drago. Ops, una storia dire. Pazzesca. Fig aveva questa passaporta. Una passaporta? Per la Gringot? Non credo di capire. Fidati, neanche io. Ed ero lì. Comunque siamo finiti in una vecchia camera blindata dove c'era una mappa. E quella mappa porta al reparto proibito. Non dirai sul serio? Assolutamente sì. Il professor Fig mi ha ordinato di non parlarne ad anima viva. Probabilmente ho già detto troppo. Capisco. Custodirò il tuo segreto. Qualunque esso sia. Grazie, Sebastian. Hai detto che sei abbastanza in gamba da non farti scoprire nel reparto proibito. E lo ripeto. Raggiungimi davanti alla biblioteca stanotte. E non dirlo a nessuno. Ragazzi, stasera... stasera andiamo in biblioteca, sì! Andiamo a scoprire le magie oscure. Dai, continuiamo. Ci vediamo stasera e se ci scoprono è la bibliotecaria... Quanto dovrei preoccuparmi della bibliotecaria? Madama Scribner non tollera attività clandestine tra i suoi preziosi tomi, quindi devi cercare assolutamente di evitarla. Io e lei abbiamo avuto i nostri screzzi, ma riesco a tenerle testa. A te potrebbe non andare altrettanto bene.
se ci scoprono? Che succede se ci scoprono a frugare nel reparto proibito? Saremo messi in punizione. Ma un paio di consigli che potrebbero tornarti utili. Per prima cosa, evita Pixie il poltergeist. Se c'è una cosa che gli piace, a parte andarsene in giro a far danni, è fare la spia su quelli come noi. Ok, ci vediamo stasera, dai. Grazie, Sebastian. Ci vediamo dopo. Ragazzi, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Andiamo a fare magie oscure. Scopriamo cosa si c'era nella biblioteca proibita. La vedi? È la porta che dobbiamo raggiungere. E quei fastidiosi dei prefetti non aspettano altro che denunciarci alla Scribner. Quindi non farti vedere da loro, intesi? Sarò un'ombra. Andiamo. Aspetta un momento. C'è una magia che dovresti imparare. L'incantesimo di disillusione. È utile per andare nei posti che ti sono proibiti. Lancialo e improvvisamente sembrerai una semplice illusione ottica, purché te ne resti a distanza e in silenzio. Vuoi dire che potrò veramente diventare invisibile? Qualcosa del genere. Non è infallibile come un mantello, ma quelli sono costosi, mentre gli incantesimi, beh, quelli sono gratis. Prova. Buono, un altro incantesimo, ragazzi. Dobbiamo per forza sbloccare questo incantesimo. Dai, 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 ci renderà invisibili. Ok. Colpo. Wow. Devo andare piano piano. Ok. Non devono vederci. Dura sto. Non so quanto dura. La bibliotecaria è ancora qui. Presto, dietro la libreria. Maledizione. Avevi detto che la bibliotecaria non ci sarebbe stata a quest'ora. Ho detto che di solito non c'è, ma non preoccuparti. Vedi la sua scrivania dietro di me? La chiave è nel cassetto di quella scrivania. Senti cosa faremo. Io creerò un diversivo per farla allontanare. Tu recupera la chiave. Ci vediamo davanti al reparto proibito. Aspetta, perché ci serve la chiave? Non c'è una magia adatta. Alo Mora, intendi? È così che entravo sempre, prima, ma la bibliotecaria deve averlo capito e ha lanciato un incantesimo anti-Alo Mora sulla serratura. Ora l'unico modo è prendere la chiave. Ma non preoccuparti. Ho detto che ti avrei fatto entrare e lo farò. Fidati, mantengo sempre la mia parola. La chiave. Eccola qui, la chiave. Piano. Piano, piano. C'è qualcuno? Pix, sei tu? Pix. Non è stato poi così difficile dopo tutto. Ora devo trovare quel libro. Oh, quello è incantato. Ti appare più utile di quel che è. Mi ha già fregato due volte. Mai fidarsi dell'apparenza, dico io. Devo scendere. Incantesimo base, senza farti scoprire, per attirare figure, autorità e nemici verso la posizione desiderata. Ok, la modalità di mira L2 permette di lanciare incantesimi mirando con precisione. Ok, devo per distrarre praticamente. Fantasma, una cosa. Non farti vedere. Benissimo, benissimo. L'ho fatta. L'abbiamo fatta, ragazzi. Un altro fantasma, cazzo.
Giù. Via libera. Non camminare normalmente. Ok. Allora cos'è che stai cercando? Sto cercando una cura per mia sorella gemella, Anne. Così potrà tornare a Hogwarts. Visto che gli altri sembrano averci rinunciato. Perché pensi di trovare la cura nel reparto proibito? La direttrice dell'infermeria di Hogwarts non ha niente per aiutare Anne. No. Abbiamo interpellato chiunque, dall'infermiera Blaney a San Mungo. Rebellion! Posso condurre le ricerche da solo. Non preoccuparti di me ora. Pensiamo a quello che stai cercando. Ottimo. Una pagina dei libri incantati. Bene evitare questi tomi il più possibile, non tanto per la loro tendenza a saltare via delle mani, ma per il contenuto frammentario dell'irante privo di qualsiasi valore educativo. Che di preciso, eh? Lo saprò quando lo vedrò. Quando si dice essere criptici. Revelio! Allo, Mora. Come lo apro questo? Cazzo! L'idiota! Incendio! Silenzio di tomba. Revelio! Guarda chi c'è! Chi è questo? Sebastian Sallow e compagnia che ficcano il naso dove non dovrebbero! X, cazzo! Ai ai ai! Ora siete nei guai! X, non osare... Faccio la spia! Se ne è andato a fare la spia, vabbè. Ah! Maledetto X! Devo fermarlo, o quantomeno andare dalla bibliotecaria con una buona scusa. Posso finirmi di te e non metterti nei guai. Come faccio a sapere che non andrai dalla bibliotecaria e darai tutta la colpa a me? Perché mai lo farei? Adoro avere amici in debito con me. Ora va, e buona fortuna con la tua ricerca. Dov'è andato quel maledetto poltergeist? Conosco proprio l'incantesimo giusto per riparare quest'armatura. Riparo, qua è. Riparo! Revelio! Incendio! Revelio! Cosa ci devo fare? Passo! Riparo! Ma quindi a cosa servono? Di magia antica. Non
esserci altri da scoprire. Ecco qua. Entra nell'ateneo. No. Revelio. Revelio! Che percorso segreto? Faccio. Potrei provare a colpire la runa con un incantesimo. Easy peasy. Un incantesimo di base. Ma che sorpresa! Delle guardie pronte a combattere. Oh oh. Magia antica mandando l'assegno gli attacchi e subendo danni. Ok, le combo di almeno 10 colpi generano potenziamenti di magia antica, raccogliendoli riempirai nuovamente l'indicatore magia antica e recupererai una piccola quantità di salute. Ottimo. Quando almeno un segmento del tuo indicatore magia antica è pieno, puoi scatenare dei devastanti attacchi con la magia antica che infliggono danni notevoli e spezzano i cantesimi scudo. Buono questa cosa. Abbiamo imparato quest'altra cosa. Ma siamo diventando dei pro. Ma questo? Pazzo! Pazzo! No? A volo. Revelio. Credo si prosegua di qua. Ma per andare dove? Che posto è questo? Ci sono quasi. Meglio mantenere la lucidità. Chiali da sole. Bello bastione cercato. Incendio!
Incendio! Incendio! Leviosa! Allora era davvero un libro. Il libro delle arti oscure? Cos'è questa? Hogsmeade? Covid Hogwarts. Mascherina. Desideravate vedermi? Preside Fitzgerald, professor Rackham. Signorina Isidora Morganac, benvenuta. Professor Rookwood, professor Bakar. Mi è giunta voce che tu ti stia ambientando bene qui a Hogwarts. È così. Ne sono lieta. Soprattutto considerando quanto è insolito iniziare dal quinto anno. Anche lei. Si dà il caso che anch'io fui ammesso ad Hogwarts al quinto anno. Non conosco altri casi come il nostro. Signorina Morganac, ieri dopo la lezione mi hai chiesto di quelle belle spirali che vedesti ormai anni or sono quando visitammo il tuo borgo. Vi ho riconosciuti immediatamente. Non so come ringraziarvi per l'aiuto. È stato un piacere. Eh sì, quel giorno vidi delle spirali di magia ovunque. Mio padre insiste nel dire che devo essermele immaginate, ma a me sembravano reali. Infatti non te le sei immaginate. Percival... E il professor Rackham le vede. Ma fino ad ora lui era l'unico. Io non capisco che cosa sono. Si tratta di sospiri, o per meglio dire di tracce, che appaiono solo con una specifica magia antica. Magia antica? Sono in pochi coloro che la sanno usare. In vero, la stessa Hogwarts è un baluardo della magia antica. Quindi, se riesco a vedere questa magia antica, vuol dire che posso usarla? Con la giusta preparazione. Ma non è il caso di avere fretta, signorina Morganac. Prima che io possa addestrarti a una tale magia, devi riuscire a padroneggiare tutto ciò che Hogwarts può offrirti. Una magia del genere può essere dannosa nelle mani sbagliate. Deve essere usata solo da pochi prescelti. Pertanto ti chiediamo di non svelare a nessuno ciò di cui abbiamo parlato oggi. Ragazzi, sono il prescelto. Sono il prescelto!
mi stanno dicendo praticamente che mi hanno scelto come possessore della magia antica. Vediamo. Sebastian! Ma come? Ancora una volta nel reparto proibito? Pensavo avessi smesso di combinare guai. Evidentemente le punizioni non bastano. Temo proprio che sarò costretta a riferirlo al preside. Ma... Detto questo, tuttavia, Pix mi ha detto che non sei venuto da solo questa sera. Aia. Se qualcuno ti ha costretto, ti esorto a dirmelo. Tu sei intelligente. Non sprecare questo dono. Non c'è nessuno. Sono da solo. Oh, Sebastian. Cosa dirà tuo zio adesso? In che senso? Riparo! Cosa? Ma è... Un attimo. Sei entrato nel reparto proibito? Ma come? Ripensandoci, forse è meglio che mi risparmi i dettagli. Forse è meglio. Il libro si trovava al di sotto del reparto proibito, come si vede nella mappa. Voglio sapere tutto, ma prima diamo un'occhiata. Ah, santi nomi. Sembra che manchino alcune pagine. Qualcuno ha messo le mani sul libro prima di noi. Dovrò accontentarmi di studiare quel che resta. Forse possiamo ancora ricavarci qualcosa di utile, ma servirà tempo. Mi chiedo che ci facesse qui, sotto Hogwarts. Penso di saperlo io. Ho visto altri due ricordi là dove ho trovato il libro. Un altro pensatoio. Per Godric. L'uomo che abbiamo visto poc'anzi, Percival Rackham, insegnava qui. Nel primo ricordo c'erano lui e altri tre professori che usavano la magia antica per salvare un borgo dalla siccità. Miriam aveva ragione. E nel secondo ricordo? Parlavano con una studentessa che aveva iniziato dal quinto anno, come me. Poteva vedere anche lei le tracce della magia. Perché proprio quei ricordi? Magari ce lo spiegherà il libro. Ora dovrò portarlo con me a Londra. Il preside insiste affinché vada a parlare della morte di George direttamente con il ministero. Certo, cosa dirò loro? Cosa dirà loro della morte del signor Osric? Non so quanto possa spingermi a dire. George aveva già provato a convincere il ministero su Ranrok, ma invano. L'istinto mi dice di continuare per la strada che abbiamo preso senza rivelare i dettagli finché non ne sapremo di più. Certo. Capisco. Mentre lei non c'è, cercherò di ottenere maggiori informazioni sulle pagine mancanti. Bene. Non trascurare gli studi. Migliori a vista d'occhio con la bacchetta. Ma anche erbologia e pozioni sono importanti. La magia è molto più del solo lancio di incantesimi. Avrò molto di cui occuparmi mentre lei non c'è. Hai fatto un lavoro eccellente. Al mio ritorno mi farai vedere tutto quello che hai imparato. Ho bisogno di parlarti. Incontriamo Sfida appena puoi. Ho notizie su Rookwood e Harlow, ma credo sia meglio discuterne lontano dal castello. Ragazzi, terminiamo qui questa puntata. Alla prossima. Alla prossima, ragazzi.